Riparazioni e trasformazioni. Hai l'aria di essere molto stanco stasera, Vai, tesoro. telefono me Io sua sento che sto telecamera, avanzando best troppo buy anch'io. is an Sì, sono HD. stanco, mamma. Abbiamo corso parecchio nel bosco e, lo sai, abbiamo visto un sacco di uccelli e mentre tornavamo un signore ci ha permesso di cogliere le mele sul suo albero. E stamattina a scuola il maestro ci aveva parlato del mare e dei grandi pesci. Fortunatamente la tua età si recupera presto. Buonanotte. Buonanotte, Adesso il tesoro. buongiorno. Chiro è stanco e deve dormire, ma il suo cervello continua a lavorare. Noi possiamo sapere quanto lavora il cervello grazie ad un esame detto encefalogramma. Esso dimostra che anche durante il sonno il nostro sistema nervoso è in attività, anche se ridotta. Ma vediamo cosa fa il cervello mentre dormiamo. Buonasera! Allora, non ci sono messaggi? No, nessun messaggio, stiamo dormendo. Non arriva nessuna sensazione dal mondo esterno. Possiamo riposarci un po'. Figurarsi, pensano solo a quello. E pensare che noi del cervello non ci riposiamo mai, vero maestro? Anche mentre si dorme la memoria continua a lavorare, riorganizza gli avvenimenti Io nei ero minuti il mentali, buongiorno. classificando le The good morning. Classificare vuol dire Good riunire morning. diversi dati raccolti, magari durante la giornata, in categorie, in modo che sia più semplice in futuro Happy richiamarli day. alla memoria. Tutti gli uccelli da questa parte. Gli uccelli volano da questa parte. Gli uccelli hanno le ali, quindi qua. E le mele sono rotonde. E anche rosse. Ah. Le mele sono anche verdi. Da questa parte. Le mele sono rosse, va bene, sangue rosso, va bene. Le mele sono anche verdi, va bene, sangue verde, va bene. Ehi, ma come sarebbe? Non va bene per niente, vorrei tanto sapere chi è l'imbecille che mi ha piazzato qui questa roba. Andiamo. Una mela si può anche essere verde o rossa, ma non il sangue. Comunque ti troverò un posto, figliolo, non preoccuparti. Allora gli uccelli volano, va bene. Un uccello azzurro si può anche Sì, andare. Gli uccelli fanno ne. nido, sì, va bene. La penna Va. d'uccello va bene. L'uccello portapenna va bene. No, qui c'è qualcosa che non funziona. Vieni avanti tu, qui non c'entri niente. Le penne d'uccello non si usano più per scrivere. Comunque ti porto nel reparto matite per destino, che non c'entra con la sezione volante. Non è un lavoro semplice, bisogna fare sempre molta attenzione. L'inchiostro marchia, va bene, vero capo? Ehi, aspetta un minuto, ricorda che l'inchiostro è anche nero. La scuola è molto noiosa. Secondo lei va bene, capo? Beh, in questo caso non saprei, davvero. Sarà meglio fare una verifica. Andate all'ufficio controlli. Il gesso è bianco, capo. E inoltre scrive e si rompe sempre. Yes. Che noia questo lavoro di classificazione! Io avrei voglia di divertirmi un Let's po'. do Cosa ne it. pensate? Volentieri, ma cosa giochiamo? Pensavo che potremmo organizzare un bel sogno. Abbiamo materiale in abbondanza. Cos'è esattamente un sogno? Beh, ecco, si mischiano diversi tipi di ricordi tutti in disordine. Insomma, si lavora di fantasia. Si fanno un sacco di cose che non sono possibili in realtà. È veramente fantastico, vedrete. Allora, abbiamo a disposizione l'uccello, la mela, l'albero verde e il bosco. Watch. Si può mettere insieme un sogno con tutta questa roba? Certo! In caso di necessità si possono anche andare a cercare dei ricordi più vecchi per renderlo più interessante. Yes. Attenzione, sta per iniziare un bel sogno. Eccolo qui, il sogno del nostro amico. No. Ehi, guardate, posso volare! Posso volare! Ecco questa, è normale, anch'io volo, non vedi? Già, naturalmente, che discorso! Deve essere stupendo poter volare, vero ragazzi? Mi piacerebbe tanto
se i miei compagni di scuola potessero volare con noi. Tu non potresti farmi questo favore? Se ce la so, non è un problema. In un sogno tutto è possibile, perché è frutto della fantasia. Allora, fammi vedere, che cosa hai intenzione di fare? Un attimo di pazienza e lo vedrai, figliolo. Ehi, forza, amici, venite, su, venite a volare con me. Ma noi bambini non possiamo volare. E potrei sapere per quale strana ragione? Interessanti si possono fare. Guardate! Ascolta, supremo maestro, grande in... Bisognerà svegliarsi, siamo alla fine del sogno. Sveglia, sveglia. Oh. Ah. Che cosa succede? Le esperienze fatte. Senti, io ho una nuvola. Tu sai per caso dove va sistemata una nuvola? No, e io ho un fulmine. Tu dove lo classificheresti un fulmine? Sotto calore, sotto luce o sotto elettricità? E questo cosa, che cosa sarebbe secondo voi? Cioè, a me sembra più altro un topo come what, solo il nuvolo. What does it mean? Io sono il meno e conosco la strada. Non mi cae lupo, vado di lupo. Può nascere un sogno, basta che la fantasia si metta in moto. Osservate. Oh. L'ossigeno trasportato dai globuli rossi ed elimina l'anidride carbonica. Guardate! Fatto. Andiamo.
cazzo. Allora bisognerà ripararlo, cambiarlo, e niente dura in eterno. Per forza non funziona, è completamente intasato. Cosa volete farci col passare del tempo? Si rompe tutto. Adesso funziona benissimo, come se fosse nuovo. Sì, certo che funziona, ma non è come se fosse nuovo. Attenzione, a forza di riparare e di sostituire, le cose si rovinano col passare del tempo. Infatti le riparazioni tengono sempre meno. Vedete, anche nelle nostre cellule ogni tanto si rompe qualcosa. Accidenti, guarda, sembra che stia... Ma vediamo meglio di cosa si tratta. Va bene, mi sembra che adesso ci siamo. È perfetto, direi. No, qui non ci siamo assolutamente. Sono delle proteine pirata, eh? Va bene, vuol dire che ordineremo subito una proteina. Va bene, qui fa già. Ma intanto le proteine... Oh. Vado al termine. C'era tutto, e ci ricordo che sappiamo oggi, no? Ma il futuro chissà. Ehi, nonno, vieni a giocare a pallone con noi? Lo farei molto volentieri, bambini, ma purtroppo non ho più l'età, bisogna saper riconoscere i propri limiti. Perché c'è un'età che va bene per giocare a pallone? Questo no. Sapere. English. Un po' di pazienza. Avrete tutto il tempo per riparare queste cose, bambini. Thanks. Thank you.